Bentrovati agli amici dell'Opinione. Stiamo preparando il giornale del 4 novembre. Domani saremo in edicola con un'edizione ricca di notizie interessanti. Iniziamo dalla giudiziaria. Questa mattina alla Corte d'Assise del Tribunale di Viterbo si è svolto l'inizio di un processo particolare. Vede coinvolti nei panni degli imputati quattro indiani e due romeni, accusati di aver costituito una banda che ha operato un sequestro di quattro pakistani con tanto di percosse, eccetera. In pratica è l'esito giudiziario dell'operazione Bollywood. Si preannunciano sviluppi interessanti e il processo entrerà nel vivo dal 13 gennaio. E al di là della giudiziaria abbiamo un'altra notizia interessante per quanto riguarda la cronaca cittadina. I commercianti di San Faustino sono praticamente rivolti in seguito alle modifiche operate dall'assessore ai trasporti e dall'assessore alle partecipate sul traffico del servizio pubblico urbano. Ci sono state delle modifiche sulla circolazione degli autobus. Su San Faustino si è creata una situazione per cui non diventa più possibile per gli automobilisti sostare e fermare con le auto, quindi i commercianti accusano un danno economico grave e parlano della riduzione degli incassi fino a un quinto rispetto a quelli precedenti. In chiusura, una notizia curiosa, interessante e che ci preme dare riguarda un orvetano che si è fatto conoscere ultimamente nel Viterbese perché è stato l'editore del libro su Luigi Malè, di cui tra l'altro sono uno degli autori. E in pratica l'amico Claudio Lattanzi, in seguito a un suo libro sugli scandali della politica orvetana degli ultimi anni, dal titolo Orvetopoli, è stato oggetto di minacce. In pratica è stata spedita nella redazione di Intermedia, che è la casa editrice appunto di Claudio Lattanzi, una lettera di minacce dove lo si invita a chiudere la bocca e a farla finita. Trovate domani la foto e un pezzo sulla questione e la nostra solidarietà all'amico Claudio Lattanzi. Buona lettura.